Il centro di accoglienza di Lampedusa è al collasso, ci sono il doppio di immigrati di quelli che può contenere, non solo per l'arrivo delle ONG, l'arrivo con le ONG, ma anche con quelli che chiamano gli sbarchi fantasmi, gli arrivi con dei barchini. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, appunto lancia l'allarme che sono più del doppio rispetto alla capacità nel centro di accoglienza e spera di non essere lasciata sola nell'isola, nella cittadina. E queste sono le sue parole. Dopo i recenti sbarchi a Lampedusa, nel centro d'accoglienza ci sono adesso circa 240 persone, più del doppio di quelle che potrebbe ospitare. Chiedo dunque alle istituzioni che lo gestiscono di provvedere al più presto al trasferimento degli ospiti in eccedenza. Sentimento condiviso anche dai concittadini che adesso ritornano, sperano di non ritornare ai giorni peggiori. E i cittadini di Lampedusa non vogliono un ammorbidirsi rispetto a quello che è l'immigrazione clandestina del governo, che era comunque più forte nel governo precedente. Hanno paura che quello nuovo che si sta insediando abbia una visione diversa e possa far piombare di nuovo l'isola nei momenti, come dicevamo, nei momenti peggiori. Qui a maggio, in occasione delle europee, la Lega risulta il primo partito a Lampedusa. E i lampedusani mostrano un generale apprezzamento per un approccio giudicato fautore di un calo complessivo dell'80% degli approdi con la politica dei porti chiusi, appunto, di Matteo Salvini, ma anche del Movimento 5 Stelle e di Conte con il governo che si è chiuso proprio oggi. C'è dunque un po' di scetticismo sulla possibilità proprio di un governo giallorosso e di quello che possono fare. E il sindaco Martello lamenta anche un senso di isolamento e di insofferenza. Ancora una volta Lampedusa si sente alla stregua di un piccolo scoglio che deve però farsi carico di problemi di rango nazionale e internazionale. E dice: Lampedusa non può sostenere da sola il peso degli sbarchi. L'emarginazione voluta dal governo rischia di scaricare tensioni sulla nostra comunità. Nonostante Martello sia un sindaco di sinistra, teme che questo nuovo governo, che non è più di centrodestra ma di centrosinistra barra sinistra, non abbia la stessa forza e la stessa determinazione riguardo questo tema degli immigrati clandestini che arrivano in Italia. A preoccupare maggiormente sono gli sbarchi autonomi di barconi che arrivano dalla Tunisia. Il peggioramento delle condizioni meteo di queste ore potrebbe dare fiato alle autorità di Lampedusa. Il timore riguarda però tutto il resto, il mese di settembre e non solo. Quindi che un sindaco di sinistra rimpianga il governo di centrodestra e teme il governo di centrosinistra barra sinistra è tutto dire su quello che succede a Lampedusa e che il tema dei migranti non è centrodestra chiude i porti e centrosinistra li apre. Dovrebbe essere che tutto il Parlamento, che sia destra, sinistra o centro, sia per un'immigrazione irregolare e sia per un no all'immigrazione clandestina sempre e comunque. È differente quando si parla di profughi che scappano dalla guerra, quella è un'altra cosa, ma il clandestino che si imbarca per arrivare in Italia senza documenti ed essere accolto solo perché arriva con una nave davanti alle coste italiane e europee, è un qualcosa che è illegale, infatti si chiama migrazione illegale o clandestina. Quindi che sia centrodestra o centrosinistra, tutti dovrebbero fermare qualcosa che è illegale. Non ci dovrebbe essere una sinistra per i porti aperti, non ha senso. L'ho già detto in altri video che i porti aperti è illogico, perché porti aperti vuol dire togliere le frontiere e far entrare chiunque si presenti davanti alle frontiere, che siano marittime o di terra. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.